si bella in un bussaia, piena d'acqua di là, tu non fai fatica, paese sì, una casa, ognuna bene trasa, trasa s'assetta magna, scurtando se chi chiagna. Spero che non arriverà un scassa cazza che dirà che basta, non ci sta pasta, non ci sta l'uoglia che ho magna. Cagna, cagna così o paese, e che paese era la culla della civiltà, e mo? E mo la campagna sta sommagnata in tre. Si o mare merda è Napoli dubite. E a lui sta faccia, te sputa in faccia, e te canta sempre la solita canzone. Paese bella assai, sta imbuttunate guai, ognuna viene trasa. E dopo sono abusa, trasa s'assetta magna, e non ti cerca scusa. Spero che non arriverà un scassa cazza che dirà che basta, non ci sta pasta, e senza l'uoglia ton vizzarrà. Nel primo canto si contemplano premesse, intenti e svolgimento di questa invettiva e i primi cenni di vita urbana a Napoli e i primi cenni della natura napoletana. Sì, devo dire che erano molti anni che mi andavo ripetendo quello che ormai era diventato per me una specie di ritornello segreto, una sorta di mantra ossessivo per far sì che accada qualcosa nella vita di una persona, per far sì che questa persona possa avere una platea più ampia a cui far fruire il proprio operato, bisogna fare uno scandalo. Avevo già da tempo indagato e appurato che tutte le grandi carriere, i percorsi dei grandi personaggi che avevano contato qualcosa nella storia dell'umanità, che avevano davvero detto qualcosa nella storia della società di tutti i tempi, erano contrassegnate da uno scandalo. Per scandalo non si intende ovviamente scandalo sessuale, anche se della parola si è appropriata completamente quella dimensione. Per scandalo si intende, secondo me, fare qualcosa che nessuno si aspettava, e fare qualcosa che nessuno aveva fatto prima, e fare qualcosa che spiazzi il punto di vista generale delle cose, della società, delle persone, e fare qualcosa che va in un senso mentre il resto del mondo va in un altro, e soprattutto farlo con grande anticipo rispetto a tutto il resto o con grande ritardo. E devo dire che una cosa davvero inaspettata è accaduta l'estate scorsa, sì, in un pomeriggio in cui squillò il mio telefono e una voce mi disse: pronto? Roberto? Roberto, ascolta, io condivido assolutamente tutto quello che tu dici, e con me lo condividono un sacco di persone, ma perché a questo punto non lo condividiamo insieme sulla scena? Quella voce era di Fabio Brescia e Roberto Azzurro. Per esempio, è uno scandalo argomentare su qualcosa che molti hanno sempre ritenuto sacro e finalmente dirla la propria opinione, che è totalmente in antitesi con quello che difendono da sempre tutte quelle persone cui si sta riferendo quello che vuoi dire e che non vorrebbero farti dire. Per molto tempo dunque ho tentato di inseguirlo, questo scandalo, nel senso che ci ho provato in vari modi, ma sempre in maniera forse sobria, forse troppo morigerata. Del resto io non l'avevo mai fatto uno scandalo. Sì, da ragazzo mi vestivo in maniera estrosa, certo ho deciso di fare un mestiere mentre la mia famiglia mi immaginava in una carriera universitaria, ma non ho mai fatto uno scandalo vero. Gli scandali veri li hanno fatti altri. Mozart è stato uno scandalo, Einstein è stato uno scandalo, Caravaggio è stato uno scandalo. A proposito del punto di vista, ecco, mi arrabattavo in questa idea, cercavo di capire dove potessi andare a parare, ma non riuscivo a venirne a capo. Poi forse non ci ho pensato più, finché non mi sono reso conto che lo scandalo ce l'avevo a portata di mano più di quanto non avessi pensato per anni. Lo scandalo esisteva già, esiste ancora ed esisterà per sempre, e si chiama
Napoli. Ma c'era il problema della biografia, c'era il problema di non voler trascinare me stesso in uno scandalo. Ed essendo io napoletano, se avessi parlato di Napoli avrei dovuto per forza portare in scena anche me stesso. E a questo punto è necessario dire che per quanto io possa soffrire di complesso di superiorità, se sia non certo già mai di complesso di inferiorità, non credo davvero... Che noi attori possiamo essere considerati più interessanti dei personaggi che interpretiamo, cioè dei grandi personaggi della drammaturgia planetaria al punto da portare in scena noi invece che loro. Cioè, metti ad esempio Amleto, cioè vi sembra possibile che io possa essere più interessante di uno che si chiama Amleto, che è un principe di Danimarca, che tiene tutti quei guai con la mamma che ha ucciso il padre insieme allo zio, e quindi lui c'ha il complesso di Edipo nei confronti della madre, madre che è una donna un po', diciamo così, come molte eroine della drammaturgia mondiale, no, facile no, però complessa, ecco, e Amleto che, come si direbbe a Napoli, te ne pondazza a casa. O vi sembra che io possa essere più interessante, che ne so, di Clitemnestra, di Filomena Marturano, di Lear, di Cyrano di Bergerac, di Antigone, di Riccardo III. Tra l'altro, se ci fate caso, la storia del teatro mondiale si fonda su due cose, sugli omicidi e sugli adulteri. Oilo! Mi sembra che io possa essere più interessante di Medea. Per esempio, Medea, che cornificata dal marito Giasone con una bella donna di colore, una nera praticamente, che fa? Invece di andare dalla suddetta nera e le ricercendane, ma dopo che non muore accisa mentre stai faticando sotto in coppa o partenono mentre stai girando a burzetto in coppa a Domiziano o Peloponnese? Oppure andare dal marito Giasone e dire, senti Giasone, tutto tiene a nera, a botta a posto, ti abbozzo. Tu intanto porti uno stipendio, 27, e tieni da chi vuoi, tu a me passa la capa. Insomma, a me me ne fotto proprio, basta che un po' manco necessario, a me e ai figli miei. Lei invece Medea che cosa fa? A capo, a taglia che li poverano mi dire i figli suoi uccidendoli e credendo così di uccidere quella parte d'amore che aveva con lei quei figli generato. Ehi, questa è Medea, avete capito bene? A stai buono, capo, Medea. Ecco, ecco dimostrato perché noi attori non potremo giammai essere più importanti dei personaggi che interpretiamo, però un ponte probabilmente. Mi viene in mente proprio adesso, e ci potrebbe essere un ponte tra questi personaggi e me. E noi, mo stiamo a due però. Il ponte è l'argomento di cui parlavamo prima, il tema a cui accennavo prima, cioè abbiamo visto che gran parte della drammaturgia, gran parte delle storie che si raccontano si fondano appunto sull'amore, sull'amore e sul tradimento, l'adulterio insomma inteso come tradimento. Forse io in questo momento Aula, noi è come se stessimo per fare un piccolo, forse grande tradimento. Cioè come se io, noi stessimo in questo momento tradendo la città che ci ha dato i natali. Ma cominciamo dal principio, cominciamo col parlare dei popoli del nord del mondo, parliamo della Scandinavia, che sono i paesi più civili al mondo, o per cominciare a fare da sempre quello che facciamo e che faremo anche stasera, soprattutto noi napoletani, vogliamo negare anche questa cosa. No, perché più andiamo avanti, più sicuramente ci saranno chissà quante cose che io dirò che voi vorrete negare, ma io le dirò lo stesso. Voglio dire che questo non è il Vangelo, è il mio punto di vista, per cui è confutabile, può non essere condivisibile, accettabile, però sicuramente quello che io sto dicendo e quello che dirò nel corso di questa serata sono cose in cui io credo assolutamente, fermamente e eternamente, a meno che non ci sia qualcuno che mi farà prima o poi cambiare idea. C'è qualcuno che ha subdorato qualche cosa e che si vuole prenotare per dopo? Perché io sono napoletano, quindi mi posso permettere di dire qualsiasi cosa su Napoli e sui napoletani, e non credo che sia così grave se io mi metto a dire delle cose su Napoli che in qualche modo testimoniano la mia, la nostra esperienza a Napoli. Cioè, non è che io voglio dire che tutti debbano condividere o tutti debbano essere d'accordo, no. Anche perché Napoli è la città più bella del mondo, certo. Infatti è il terzo golfo più bello al mondo, statisticamente. Gli altri due sono in Brasile. Statisticamente il golfo di Napoli è il terzo golfo più bello al mondo. Questa cosa nessuno la vuole negare. Così come la bellezza di Napoli, nessuno la vuole negare. Non ho dubbi, Napoli è la città più bella del mondo. Da che mondo è mondo Napoli è la città più bella del mondo? E potremmo stare qui a discutere a lungo, certamente. Nella città più bella del mondo ci sarà forse una cosa che... No! Tutto quello che accade qui accade soltanto qui, non c'è nessun'altra parte del mondo in cui accadono le cose nel positivo e nel negativo che accadono a Napoli. Tutto ciò che in qualsiasi altra parte del mondo è ordinario, a Napoli diventa straordinario. Tutto ciò che in qualsiasi altra parte del mondo è straordinario, a Napoli diventa ordinario. Per cui potremmo fare, certo, fare degli esempi. Ci potremmo mettere a dire che in qualsiasi altra parte del mondo è in qualche modo abbastanza normale fare la fila. Ma Napoli diventa una lotta, una guerra. A
anche fare la fila, perché se tu ti vuoi comprare il biglietto per esempio dell'autobus, sicuramente ci stanno di 10 persone che si vanno a cattare prima per andare dove poi non si sa, poiché di lavorare non mi pare che ci sia in giro tutta questa voglia, non si fa altro che timbrare finti cartellini, no? Perché adesso viene fuori che lo scandalo è di tutto il paese, no? Insomma, l'ennesimo scandalo italiano. Ma io comunque da ragazzino lo vedevo che la gente, cioè gli impiegati comunali, per non parlare di quelli regionali, non erano al lavoro, ma stavano soltanto rubando lo stipendio. Ma perché come la vogliamo chiamare questa cosa se non rubare lo stipendio, eh? Se cascate nella trappola dell'ormai funziona così per tutti, allora vi siete fottuti la vita, giuro. E dovete tornare a nascere. Napoli è la città più bella del mondo, infatti, come dicevamo, è il terzo golfo più bello del mondo, eccetera, 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 eccetera. Napoli è la città più bella del mondo, ma se esci per strada la notte, che qualcuno continui a sostenere che non è vero, è invece pericoloso. Napoli è la città più bella del mondo, infatti ci sono milioni di opere d'arte a Napoli che nessuno conosce ancora. Napoli è la città più bella del mondo, ma è la città in cui se ti innervosisci contro qualcuno che ha parcheggiato la macchina sotto casa tua e tu vuoi entrare, cioè devi entrare nel palazzo in cui abiti e non puoi farlo, e fai per un po' alterarti, esce dal supermercato il tizio che aveva lasciato la moglie grassa con le tre figlie grasse, anche loro ovviamente dentro la macchina per andare a comprare delle cose al supermarket e tornare carico di busto, che quello il supermarket non lo dovrebbe vedere proprio più, grasso com'è lui e quella famiglia fatta di palle e di sebo, che hanno dentro di sé derrate alimentari che potrebbero sostenerli tutti quanti per altri 10 anni senza mangiare più. E tu fai per dirgli qualcosa del tipo: mi perdoni, sa, scusi, ha bloccato il corso Vittorio Emanuele per andare al supermercato, si è fermato tra l'altro sotto il mio palazzo. E lui caccia la pistola dicendo: ma perché qual è il problema, frate? Per cui l'espressione la città più bella del mondo è davvero molto, come dire, peregrina. Ecco. Dunque il modo in cui ho scelto di parlare di questa mia vicenda personale, di questo mio tradimento, chiamatelo, chiamiamolo in qualsiasi modo, non ha importanza, con cui ho scelto di comunicare stasera tutto quello che mi si agita dentro da anni, è un modo che, come dire, connota fortissimamente la natura napoletana, ed è il verbo inveire, per cui questa nostra sarà, la denominerei proprio così, un'invettiva, già che noi a Napoli non facciamo altro che inveire dalla mattina alla sera, contro qualsiasi cosa, contro tutti, per cui ognuno inveisce contro l'altro, per cui urliamo, per cui ci cazziamo, per cui ci lamentiamo. E in realtà tutto quello che noi facciamo lo facciamo inveendo, per cui essendo io napoletano non potevo che scegliere questa forma di relazione, di comunicazione, di teatralizzazione, speriamo, di fatti reali, per cui potremmo dire che ogni riferimento a fatti o cose esistenti non è affatto casuale, anzi il modo è proprio questo, l'invettiva. Ma sarà dunque un'invettiva più buffamente antropologica, più scherzosamente sociologica, più simpaticamente civica? Sarà comunque semplicemente uno sfogo che comincia proprio dall'inceppo, dall'incaglio della catena evolutiva, ma di questo parleremo dopo, di questo parleremo dopo, si chiarirà esattamente che cosa è accaduto nel momento esatto in cui l'uomo in qualche modo stava conquistando da quadrupede la stazione eretta per diventare bipede. Comunque noi siamo qui perché io un giorno di qualche anno fa, in un momento di sconforto totale, di rabbia impotente, giurai solennemente che mi sarei appiccicato prima o poi ufficialmente e pubblicamente con Napoli e con i napoletani, per cui noi siamo qui per questo motivo, perché mi ha già appiccicato con Napoli e con i napoletani, e lo voglio fare pubblicamente. Dunque, dicevamo che la rabbia deve uscire in qualche modo, perché se no resta dentro e ci ammaliamo. Io non mi voglio ammalare, questa è la vera malattia secondo me che riguarda Napoli. Invece ancora oggi si sente dire: io sono malato di Napoli. Io sono malato di Napoli, perché se non butto fuori tutta questa mia insofferenza, questo mio terremoto insopportabile, questa mia orrenda esperienza di cittadino napoletano che non deve essere di tutti, è la mia, io ho questa esperienza e voglio condividerla con gli altri, ma già sfugarsi, dice, a Napoli, e io proprio ho deciso di farlo qui questa sera con voi e con il mio amico Fabio. D'altronde diciamoci chiaramente che delle cose bellissime di Napoli ne hanno già parlato in tanti, no? Della Napoli poeta ne hanno già parlato in tanti, dei pittori napoletani, degli artisti napoletani, forse ne hanno già parlato tutti, per cui mi sembra addirittura ovvio, addirittura doveroso, che qualcuno dica le cose atroci e terribili sia di Napoli che dei napoletani, che non le dice nessuno. Per cui mi sembrava che fosse necessario che qualcuno le dicesse queste cose terribili, già che ci avete rotto il cazzo. Tutti. Tutti voi che dite che Napoli è la città più bella del mondo. Tutti voi che passate la fila con il sorriso sulle labbra. Ci avete rotto il cazzo. Tutti voi che andate a prendere l'autobus e gridate da sotto all'autobus: firmato! Mentre chi sta ineggente non si vuole fermare. Mentre se state sopra all'autobus tutta affollata e chi lo sa può fermare, subito urlate: ma che firma fa? Ma no, vedi che stiamo qui. Voi dovete prendere una decisione, voi dovete prendere una posizione. Voi andate a fare pace cascia una bella.
Tutti voi che pensate di parcheggiare un attimo la macchina in terza fila per entrare a comprare le sigarette, non crei nessun problema. Tutti voi che mangiate cose che fanno male, ma credete che sia giusto così, perché per essere veraci bisogna comportarsi così. E guai a non essere veraci, che a me mi fa schifo a cominciare la parola. Ci avete rotto il cazzo. Tutti voi che, per carità, se parlate di spaghetti al pomodoro e i pomodorini non sono stracotti facendo soffriggere prima l'aglio fino quasi a bruciarsi e poi tutto riesta in... Per carità, non so pure perché non so veraci. Tutti voi che siete grassi con le panze sblusate, come diceva una mia amica. Tutti voi che quando camminate per strada non guardate nemmeno dove andate, siete come un incrocio tra Frankenstein e la prima scimmia nata sulla terra e un robot antidiluviano. Tutti voi che... Ma quello che succede a Napoli succede dappertutto. Ci avete rotto il cazzo. Ma se Giannicolò Copernico, criticando la teoria geocentrica, nega la centralità dell'uomo nell'universo, com'è possibile che i napoletani siano convinti che non l'uomo, ma l'uomo napoletano sia in assoluto il centro dell'universo? Tutto comincia, parte, si avvia e poi ritorna e finisce all'uomo napoletano. Ma è mai possibile? Io qualche tempo fa sentivo in televisione parlare di Scampia, Scampia, come di un posto di grande rivalutazione, come di un posto simile a tanti altri nel mondo, quasi come se Scampia, forse non lo so, Zurigo, Oslo, Copenaghen. Ce l'avete presente? Copenaghen? Avete idea di quanto sia civile Copenaghen? La giornalista la paragonava a Scampia. Copenaghen uguale a Scampia. Quindi, siccome a Copenaghen c'è quel fantastico ponte che collega la Danimarca con la Svezia, quel ponte che parte da Malmo, entra nell'acqua e poi si staglia nel cielo fino ad atterrare a Copenaghen, io ho pensato, e siccome quel ponte è stato fatto dalla Ansaldo e quindi per la maggior parte da operai napoletani, ho pensato: ma tu puoi vedere che mo bello e buono stanno facendo lo stesso ponte a basso via Baku. Non posso, che a parte la fascia 167, sai un coppo che aveva ponte, scende in Daranaccio, poi si mette a basso Santa Lucia, trasera in Roma, per poi stagliarsi nel cielo di Posilli, ma se fermi giusto, farò bilancio. Tu vuoi vedere che stanno facendo... Dico, vuoi vedere? Tu vuoi vedere che i Simpson hanno dedicato una bella puntata a Napoli? Ero DG3, che stava facendo un servizio fantastico su Scampia, fantastico nel senso più lato della parola, di pura fantasia. Allora mi chiedo, quando ci si accorgerà, quando vi accorgerete che negare la realtà significa soltanto fare il gioco di malavita o di politici in campagna elettorale perenne? Negare la realtà vuol dire mettere la testa sotto la sabbia. Negare che Napoli è una folla. Napoli fa schifo. Che a Napoli non si può vivere. A Napoli non si può costruire nemmeno l'idea di un futuro. E mi sembra una pazzia che qualcuno ancora oggi, dopo centinaia, migliaia di anni, possa pensare che i problemi napoletani siano risolvibili. Però, finché continuerete a dire che Napoli è la città più bella del mondo, più bella di tutte le altre città del mondo, e continuate a dire che quello che succede a Napoli succede in tutte le altre parti del mondo. Finché continuate a fare i furbi quando andate alle poste. I furbi, la furbizia, che è il peggior disvalore del mondo. I furbi quando andate in banca. Quando andate dal fruttivendolo. Quando andate a comprare i biglietti dell'autobus. Quando andate a fare la spesa. I furbi quando tentate di salire sull'autobus. A tutto è porto. Di scendere dall'autobus. A tutto è porto. Di parcheggiare la macchina. Di uscire dal parcheggio della macchina. Finché continuate a pensare che buttare una carta a terra in via Toledo, in qualunque altra strada della città, non crei nessun problema. Tutto. Perché cosa vuoi che possa creare? Un problema la mia carta che butto a terra, e poi ci stanno quelli che puliscono pagati per questo, o no? Finché continuate a immaginare che un domani le cose potranno cambiare, che arriverà qualcuno che ci darà da mangiare, che ci darà più soldi, che ci farà stare bene, che pulirà la città, che baderà a noi. Finché continuate a sostenere che non è vero che Napoli è una città speciale. Non è vero che le cose brutte accadono solamente qui. Oh, ma che anche a Milano fanno gli scippi. Pure a New York fanno gli scippi. Anche a Nuova Delhi fanno gli scippi. Anche a Parigi fanno gli scippi. Anche in Sudafrica fanno gli scippi. Insomma, che le stesse cose che fanno a Napoli le fanno dovunque. Finché continuate a ricordare che Napoli è famosa per le canzoni, e per i poeti, per le melodie napoletane, e funiculi funiculà, e tarandella, le bellezze del paesaggio, presepi, Edoardo De Filippo, Totò. Finché continuate a dire tutte queste cose, finché continuate a voler essere a tutti i costi esseri umani speciali perché credete così in questo modo di sentirvi diversi dagli altri, perché i napoletani sono una razza a parte, noi napoletani siamo esseri superiori a qualunque altro. Io dalla mia rabbia tenuta dentro 30 anni, dalla mia incazzatura che non avrà mai fine, dal tentativo di riscattarmi da una natura che non vorrei mi appartenesse, io vi dico: maledetti che vi sprofondi addosso.
Che vi caschi! Che vi frani sotto i piedi questa maledetta città! Maledetti tutti quelli che concludono i loro discorsi su questa città! Comunque, in ogni caso, non ci dovete scocciare, perché Napoli è la più bella città del mondo! Maledetti, maledetti siano! Perché se stare bloccati in una piccola piazzetta a ridosso di Corso Vittorio Emanuele e non riuscire a svoltare e guardare impotente la strada che si ingorga e una ragazzina di 16 anni che un tempo sarebbe potuta diventare una bella ragazza se non avesse stramagnato tutte le merde che le fa mangiare la madre! Ma che da stagine saluta da estera. Se non si fosse strafocata qualche fratellino. Perché per essere così grazia di certo qualche fratellino se gli ho dovuto mangiare per forza. Insomma, tu le dici scusa, ti puoi spostare un po' col tuo motorino? Scarabeo l'uovo, per carità, all'epoca, negli anni 90, ultimo tipo perché non sia mai addio, 20.000 leasing per comprarsi il plasma, il motorino, e poi non possono mangiare. E poi in un buon magna è veramente un'affermazione, ammetterai anche questo abbastanza peregrina, visto quanto sono chiatti, visto quanto sono delle palle di merda tutti quanti. Merda che non gli esce mai dal corpo. No, continua a stare dentro al corpo, visto che sono sempre chiatti. Se tu le dici... Dire le, considerato l'essere che è veramente troppo. Ma tu le dici, scusa, ti puoi spostare un po' più dentro col tuo motorino? Invece di stare così ferma, così non si blocca tutto il corso Vittorio Emanuele da Mergellina a quella bella piazza col fatto di prima piazza Mazzini. E lei si gira e dice a me che nonostante abbia un'anagrafe molto ben camuffata, però sono uno che comunque li dimostra un po' di anni. Almeno quando accadeva questa cosa ce li avevo più di 30, quindi per lei ero comunque una persona adulta, secondo certi criteri. Evidentemente lei si gira, finalmente adesso ve lo dico, e mi dice: ehi, hai capito che ci hai scassato 3-4 volte? Ma che mi ha messo la capindoce? Se questa è la città più bella del mondo, allora vuol dire che io mi sono completamente sbagliato e forse sarò qui a chiedere scusa. Cristo paese do sola, Cristo paese do parola sotto cesso amare, sono sempre parola d'amore. Nel secondo canto si contemplano l'incaglio nella catena evolutiva e i primi cenni sulle bellezze napoletane e il concetto di vivere alla giornata e ancora sulla vita urbana a Napoli e ancora sulla natura napoletana. Si chiama inciviltà e non è solamente una parola l'inciviltà, e finché non la chiameremo con il suo nome non se ne uscirà, se mai se ne dovesse uscire, mai, come se volessimo curare il cancro senza individuarlo come cancro, ecco. Ma anche noi napoletani abbiamo deciso a un certo punto di diventare civili, per cui che è successo? No, non è solamente una parola l'inciviltà, finché non la chiameremo con il suo nome, vi ripeto, non se ne uscirà, per cui che è successo? Che mentre stavamo abbassati a quattro zampe, che eravamo ancora quadrupedi come tutti gli altri, improvvisamente abbiamo capito che c'era una specie di luce che dovevamo guardare, ed era l'orizzonte, questa specie di tavola meravigliosa che era il mare e che sembrava sprofondare dentro una luce che era appunto l'orizzonte. Dunque a belle buone, che è una parola, un modo di dire specificamente napoletano, cioè all'improvviso noi abbiamo cominciato ad alzarci e improvvisamente che è successo? Abbiamo visto il golfo di Napoli, uno dei tre golfi più belli del mondo in tutti i suoi 135 chilometri di estensione, e siamo rimasti talmente stupefatti e talmente stupefiati che non siamo riusciti più, abbiamo pensato che non ci fosse più niente oltre questo e siamo rimasti in posizione, come dire, semi eretta, cioè a 90 gradi, insomma con culo appusato. Siamo rimasti nella condizione di semi animali, a metà strada fra esseri umani e animali, per una serie di cose che adesso dimostrerò. Noi siamo rimasti indietro rispetto alla catena evolutiva e siamo rimasti più animali della brutto però degli animali di tutti gli altri, per cui mentre la scimmia svedese, eccoci qua, conquistava la stazione eretta e diventava civile, ecco, la scimmia napoletana la guardava stupidissima, credendo che una volta che ci fosse riuscita anche lei a diventare bipede e a conquistare insomma completamente la stazione eretta, tutto le sarebbe stato concesso. Ma come fargli capire, per esempio, che il resto in monetine al supermarket te lo devono dare e non continuare a dirsi ma no, si cosa lo osserva
servono a niente, ma le cassiere e cassieri napoletani il resto in monetine rosse non te lo danno, accumulando poi alla sera un bel po' di euro rubati. O vogliamo chiamare questa cosa in un altro modo, questo si chiama furto e noi napoletani ce ne intendiamo. L'unica curiosità che mi resta è se a sera spartano con direttore o se pigliano altre cose loro. D'altronde imbrogliare è una specialità dei napoletani. Scusate, ma per quale motivo il gioco delle tre carte si fa a Piazza Garibaldi a Napoli e non a Montmartre a Parigi e non ad Alexanderplatz a Berlino e non sulla Fifth Avenue e non nella Piazza Vecchia di Bergamo Alto in Corso Garibaldi a Benevento, a Milano, a Londra e perché? Cioè si fa a Napoli il gioco delle tre carte, cioè il gioco di imbrogliare qualcuno per sgraffigliargli dei soldi fottendolo. E allora questa è una cosa di cui andate fieri e se voi andate fieri di questa cosa io personalmente non ci vado fiero. Certo, resto a Napoli, sono a Napoli, però non ci riesco a dire che Napoli è la città più bella del mondo se poi a Piazza Garibaldi ti devi stare attento perché ti vogliono fregare in tutti i modi, ti vogliono fare il pacco, ma del resto tutto il potenziale geniale che abbiamo noi napoletani è disperso e non è applicato nel nostro vivere, è sprecato. Ma ci sono tantissimi altri esempi che dimostrano che noi napoletani siamo animali, l'orrore delle voci, l'incapacità a migliorarci, l'aggressività che si sprigiona continuamente, gli urli, l'inveire continuamente contro tutti e contro tutte, esemplificazione, sì. Urge l'esempio, ne abbiamo due subito pronte a disposizione che urlano oralità, che pretendono di farsi da memoria oralità, suono verbale, presto fatto. In autobus, nella tarda mattinata, quando i ragazzi escono da scuola presto, giacché i professori forse hanno meno voglia di loro di fare lezione e si inventano la qualsiasi per uscire quanto prima possibile dall'incubo di insegnare in una scuola di ragazzi napoletani. Autobus non eccessivamente affollato, pieno però di persone di tutte le età, un gruppo di ragazzi. Ragazzi, chiamarli ragazzi suona sinistro, giacché si tratta di avanzi di galera, di rifiuti della società, di errori della natura che gli ha dato sembianze d'uomo e istinto di animale. Gente, adulti, anziani in piedi, anche i ragazzi, anche loro in piedi, ma sui sediolini, con le teste fuori dai finestrini, a urlare ai passanti improperi e parolacce di ogni genere, scalpitando sui seggiolini. E quando una signora chiede di calmarsi, di essere persone educate, civili loro, nel tentativo di dimostrare che non si può chiedere a un carciofo di essere rosa e viceversa, rispondono così: ah no, ma statta zit che a caccia brucio front. Meglio a questo punto la ragazza che sullo stesso autobus, infastidita dall'afrore che sarebbe il puzzo di sudore proveniente dalle ascelle dei mostri, urla a squarciagol: ma perché non volava? Ma pretesa la porta 50 centesimi, sì no, altrimenti va porti l'infasil. E lo dice con l'aria che quello sia il suo credo, al bando qualsiasi altra marca, quel deodorante è l'unico possibile, insostituibile, guai se la mamma ne compra un'altra, e lo metti sotto i bracci. Questo è il clima in cui si vive a Napoli in genere e questo piace a molti napoletani, forse li fa sentire meglio, sì, alla vista di tanto orrore, di tanto fastidio, di tanta mostruosità ritrovano il giusto parametro per sentirsi migliori. Da soli non ce la farebbero, non è un problema di ignoranza, è un problema di stare proprio fuori dal mondo, completamente resistente, impermeabile a qualunque informazione, a qualunque sollecitazione ti venga dalla civiltà. Ecco, questi siamo noi napoletani. Chi ha avuto, avuto, chi ha rata, scordando ciò passato, si menava la paesa. Nel terzo canto si contemplano le prose, i versi e i canti dei romanzieri, dei poeti e dei musici napoletani. Si vida l'animal che sta andando per terra, tu pensa sempre male, tu vida sempre guerra. O cane con un strill, fomus con un scill, ca ferro su di scill, pura rindo mastrill, a corpo poca e fina, a unita ca faina, sa roba una gallina, la zanna sta stracina, o lupa preputenda, come si fosse niente, sa metta sotto dienda, na pecora nuscenda. Mara me, sienda si, ca battaglia ne. Cantava Raffaele Viviani in uno spettacolo intitolato I Dieci Comandamenti, parlando di Napoli come forse nessuno ha fatto mai. Come ha ben saputo descrivere Viviani, cosiddetti tipi napoletani, personaggi tipici, riassumendo nello stesso personaggio le vere essenze e le grandi contraddizioni della natura napoletana. La prepotenza e la simpatia, lo sberleffo e la carognata, la disumanità e l'umanità, ecco.
come in questi versi che tanti illustri hanno cantato, tanti illustri artisti che io ho sempre amato sin da quando vi ho visti interpretare da ragazzino, da grandi artisti che dicono presto a poco: eh sì signore, mi ha fatto piacere che te truata natura murata, ma per favore almeno in tuo quartiere non fa sapere la licenziata, si nota già sfregia pa dignità, i rindamienti ma trova una tamanda, tengo 50 femmine riserva, c'è la venente, ci sta la provocante e ognuno è la ramba, ma c'è sta serva po' sfiziese pare vicino a me, ciurillo giallo che già fa, se sono bello te ne vai peggio per te, i rindamienti ho pure occhiazza in ariella perché femmine care come carta yuga, uno, due, tre, scopa. Oppure le donne che ha cantato Raffaele Viviani, riassumendole drammaticamente in un tutt'uno di dolcezza e disperazione, di pathos e ironia. Come ad esempio ha fatto in quel canto, diventato quasi un inno all'amore tragico. So bambonelli coppi quarti, per tutta Napoli faccio parla, andando a scusa in devicula se, coppo pianino mi metto a palla. E l'ambulanza in tantiente ma squaglio, e si m'afferra ma torna all'assa, goppa questura si pote in cessaglio, e per formalità, qua buona maniera, faccio cade o brigadiere, mentre lo vengo a mestiere, riga co tengo ca, per me essenziale. E quando mi va se carnale, mi fa scordare tutto un male, che mi facette fa. Certo, molti hanno scritto cose straordinarie, nel bene e nel male, su Napoli, Goethe, Leopardi, Croce, e poi artisti napoletani come Eduardo, Patroni Griffi, Viviani, Moscato, Ortese, La Capria, Malaparte, Morano. E poi i poeti delle canzoni napoletane. La parola stessa è un viaggio, e dunque la tradizione orale e quella letteraria e musicale hanno fatto davvero viaggiare Napoli dovunque. Per esempio, ne ha scritto Giuseppe Patroni Griffi in un romanzo meraviglioso che si intitola La morte della bellezza, parlando di una Napoli sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale, un romanzo pubblicato negli anni Ottanta e il cui incipit era inevitabilmente questo. Com'era bella Napoli 40 anni fa, avvolta nell'azzurro dell'oscuramento, misteriosa, fasciata all'alba nella sua miseria addormentata, luccicante al sole, impudica, tutta ossa e pelle livida, sempre malinconica, stupefatta dalle bombe. Così come terribilmente ne ha scritto la pur amatissima Anna Maria Ortese. La cultura più morta a Napoli è quella del sentimento. Amore, gioia, bontà sono un falso da esposizione. Feroce e cara Napoli. Grandi uomini di teatro ne hanno scritto di Napoli, ma anche quando ne hanno scritto in maniera terribile non sembravano così atroci e così feroci. Mi spiego, le cose terribili che noi stiamo dicendo e che diremo su Napoli le hanno già scritte, recitate e cantate in molti. Ma sembra che lette in versi, cioè ascoltate a teatro, cioè che il passaggio attraverso le arti, insomma, gli dia come un altro aspetto. Per esempio, Enzo Moscato, grandissimo artista teatrale napoletano, Napoli l'ha cantata così. Brutta, sporca, lurida, chiavica città. Brutta, sporca, lurida, chiavica, zoccola città. Brutta, sporca, lurida, chiavica, zoccola, immondissima città. Casino delle sirene. Scuogliere malvestute. Azzurro arenile infame. E mo tutto è fernuto. Tutto cantato è stato. Ah! Non valuta. Non guarda all'acqua rambore sporca e saitella. Non guarda all'onro macella che uccelli e virma, con mana baldracca presuntuosa certezza fa bella. Genuflesse sui creatura, i giuramenti a giuoca. E non ti hanno nascondere, io sono l'occhio. Non mi chiama per nome, io sono l'occhio. Non marci in tuo silenzio senza ti ricordare che io t'ha già data l'occhio, l'occhio. Mentre invece Delia Morea, dolce e romantica, nel suo bellissimo romanzo Una terra imperfetta, ne scrive soavemente così. Napoli era frequentata per le sue bellezze, per l'esotismo delle sue tradizioni, per una certa fama leggendaria di città gaudente, gioiosa ed insieme tenebrosa. Il mare di Napoli affascinava chiunque lo contemplasse, specialmente se ammirato dall'alto della collina di Posillipo, il cui nome di origine greca significa riposo dal dolore.
o l'altro scrittore contemporaneo, Giuseppe Montesano. Napoli è una città mondo. È la metropoli favolosa e abnorme che per secoli ha buttato nelle caverne del proprio sottosuolo tutto quello che ha creduto in petto. Ed è abitata da un popolo che piange e ti frega, che in italiano è un concetto molto chiaro, ma in napoletano suona molto meglio. Agagna e fut. Oh no, Montesa. A suo agio, in una civiltà che pare sempre sul punto di esplodere, in questo universo rovesciato dove tutto sembra funzionare grazie al disordine. Quello che invece dice Benedetto Croce è presto detto, basta il titolo, bisogna dire genialoide del suo libro su Napoli, un paradiso abitato da diavoli. Tutto è azzurro a Napoli, anche la malinconia è azzurra. Il presidente De Laurentiis. Libero Bovio. Ah. Nessuno è mai riuscito a governare Napoli, Fernand Braudel. A volte per sopportare Napoli bisogna volerle veramente molto bene, Luciano De Crescenzo. Napoli è una città disgraziata, in mano a gente senza ingegno, senza cuore, senza iniziativa. Non era Gigi D'Alessio, Salvatore Di Giacomo. Vedi Napoli e poi muori, non Roberto Saviano, ma Johann Wolfgang Goethe. Gli umanisti hanno filosofeggiato mentre Napoli moriva. Quindi, prima cosa, se ne devono andare. La guida della città dovrebbe passare in mano agli scienziati, i quali, grazie alla mentalità acquisita nei laboratori di ricerca, sono abituati a trovare soluzioni ai problemi. Basta con convegni sull'antropologia del cuore e dei sentimenti del popolo napoletano, apprezzamenti inutili sui benefici del clima mediterraneo, esternazioni sulle bellezze del panorama vista mare con le isole di fronte, castello illuminato, vulcano di lato a sinistra, perché fra poco pure il Vesuvio schifato se ne emigrerà in Germania e noi non potremo più essere sepolti nemmeno dalla lava, così come vagheggiano quegli imbecilli della Lega quando li battiamo al calcio, ma solamente dall'immondizia, sia cartacea che pseudoculturale. Carolina Selletto. Se provate a guardare dal satellite i quartieri spagnoli, vi apparirà dapprima un casellario di tetti incastonato in un labirinto. Poi questo labirinto, man mano che vi avvicinerete, mostrerà di essere fatto di viuzze nere, come ruscelli confluenti e melmose, perché il sole non penetra in questo labirinto scuro, fatto di case e vicoli, dove gli umani appaiono come punti neri indistinguibili, come topi intrappolati alla ricerca del formaggio, alla ricerca del sole, che i napoletani di quei quartieri non possono vedere che da lontano, guardando dal basso verso l'alto di quel ventre oscuro. Dunque, se volete davvero conoscere Napoli, dovete scendere laggiù, in fondo, nel buio. Carlo Cerciello. Amo Napoli perché mi ricorda New York, specialmente per i tanti travestiti e per i rifiuti per strada. Come New York è una città che cade a pezzi e nonostante tutto la gente è felice, come quella di New York. Andy Warhol. E poi un giovanissimo attore musicista, con un estro singolare, promettente per la scrittura, a mio avviso, ha scritto direttamente da Ponticelli questo spassoso e crudele Partenope Elenco. Napoli, dove il codice della strada serve per cultura personale. Napoli, dove si timbra il biglietto solo quando sale il controllore. Napoli, dove per solidarietà si buttano carte a terra e insieme ci si impegna per garantire ai netturbini un'altra giornata di lavoro. Napoli, dove si sente di più portafoglio e cellulare che patente e libretto. Napoli, dove fare l'assicurazione all'auto può costare 2.000 euro all'anno. Napoli, dove i lavori per la metropolitana termineranno quando ormai ci sarà il teletrasporto. Napoli, dove una borsa Louis Vuitton può diventare un'ambizione di vita. Napoli, dove l'ignoranza può diventare cultura. Napoli, dove l'arte può diventare ignoranza. Napoli, dove si canta popcorn e patatine e se mora tarallucce e bina. Napoli, dove per gli studenti il sistema non è un procedimento matematico. Napoli, dove grazie alla camorra la speranza non sarà l'ultima a morire. Napoli, dove il lavoro non è il nero, semplicemente non ha colore. Napoli, dove i problemi nascono per essere dimenticati. Napoli, dove l'originale diventa famoso grazie al pezzotto. Napoli, dove non si vive, si campa. Napoli è meraviglia, ma purtroppo tutto succede e nessuno si meraviglia. Napoli, dove il posto più bello del mondo diventa il posto da cui ti devi salvare. Jack Hakim, 21 anni, e poi c'è lui. Io so questo, che i napoletani oggi sono una grande tribù che anziché vivere nel deserto o nella savana come i Tuareg o i Beia, vive nel ventre di una città di mare. Questa tribù ha deciso, in quanto tale senza rispondere delle proprie possibili mutazioni coatte, di estinguersi, rifiutando il nuovo potere, ossia quella che noi chiamiamo la storia o altrimenti la modernità. È un rifiuto sorto dal cuore della collettività contro cui non c'è niente da fare. Finché i veri napoletani ci saranno, quando non ci saranno più, saranno altri,
I napoletani hanno deciso di estinguersi restando fino all'ultimo napoletani, e cioè irripetibili, irriducibili, incorruttibili. Pi, Pierpaolo Pasolini. Maggia si tu, all'aria dolce vai profumando, quando canzone fai alla tua voce, quando sospiri vanno, tu mi fai mormoriare tutte canzoni amate, perché tu vieni e ti sei innamorata, na canta, che pure amore passa e non muore. E chi ha voluto bene si sente in te vera, più ardente a gioventù, maggio sei tu. Nel quarto canto si contempla l'urbana e inurbana inciviltà napoletana. Però attenzione, i napoletani sono come i gatti, puliti, igienici, addori e pazzi in da chi li vascia. Certo, con il plasma, i motorini fuori, le mini 90 e tutte le cose che non sono certo da poveri, ma tanto ci stanno i leasing, ce le hanno. Però puliti, 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 bassi igienici da morire. Per cui non chiediamo troppo a questo popolo di ignoranti che ha mandato a morte Leonora Pimentel Fonseca per schierarsi dalla parte del re che li affamava. Ah, a proposito di fame, per esempio, tu stai nel supermercato e assisti a una scena tipo che tu senti delle persone che stanno ragionando, una coppia, capisci che sono una coppia perché sono un uomo e una donna. Allora tu dici, vabbè, stanno facendo una spesa, una capicana cucina stasera, e senti dire a lui, prendiamo questo, prendiamo quell'altro e prendiamo quell'altro. E allora pensa, vabbè, stanno facendo una spesa per tutto un mese, è possibile, un meno di. E poi senti lei invece rispondergli, Madonna, è per secondo. Alla frase, è per secondo, densa di voracità, di ingordigia, densa di aspettative, tu ti giri per curiosità e li vedi. Doi bombato, rui giattuno che i lipidi si sono dati appuntamento tutti nel loro corpo, due smafarate che gli adipociti stanno facendo un urente in tacche lì pazzi. Ma come, tu pienso siccome, tu non ti amagna manco giù a prima. Tu non li attrassi mai giuri in danno supermercato, a tia mogliere ti danno a mettere un quartiere all'ambiente, scritto vietato, farmi entrare in qualunque negozio di generi alimentari. E arriviamo al problema del traffico. Cioè, vi sembra possibile che... Sapete perché c'è traffico a Napoli? Ve lo dico io, perché per esempio nel periodo di Natale c'è sempre traffico. La moglie del napoletano verace, la vrenzola del napoletano, facciamo la stessa coppia che stava nel supermercato. Ah, bella e buona, decide che si ricorda mentre sta camminando per Corso Umberto per il rettifile, e suo marito rinda a macchina, si ricorda lei che la sua amica le ha detto che quella borsetta che aveva visto dentro al supermarket mentre stava facendo la spesa a una signora tanto chic, mi ha credere elegantissima, dice che l'amica se la ricordava che l'aveva visto dentro a un negozio in Corso Umberto, per cui loro chiaramente vanno a passo d'uomo e stanno guardando le vetrine dalla macchina per cercare il negozio che c'ha la borsetta, finché giusto a me, ma non trovo tu magazzi, fammi pigliare l'iPhone 6 Plus accattato con 257.000 rat, ma mandano un messaggio, mori travrins, è talmente chiatto che appare 4 lettravo, io messaggio a quella, la rivi svedese, ma che sta scritto, chi ne capisce, ma sta scritto che non faccio messaggio. Ma telefono, allora che la piango, non ci c'è tra compagni. Cerca il numero di telefono e la chiama. No, ma io volevo sapere dove stava il negozio con la... dicendo tutti i nomi dei negozi del rettifilo e rallentando il traffico alle loro spalle per centinaia e centinaia di metri. Oppure la stessa brenzola chiattona si deve comprare le calze a rete per andare a Beglione di Capodanno. E quindi dice al marito, Toto, vuoi fumare un momento che mangia in canzello? Salvatore, gentilmente vuoi fermarti un attimo poiché devo acquistare le calze a rete?
Quindi scende la macchina, si ferma e trasferendo un magazzino e fuori le macchine suonano alle spalle, perché chiaramente è Natale, perché sono uscito sull'orlore, chiaramente. Questa sosta in terza fila impedisce a una macchina un po' più grande, un camion, un autobus che ha lasciato la corsia preferenziale già che era intasata ed è entrato in quella delle auto inutilmente facendo bloccare il traffico ancora di più, per di poter proseguire. Quindi lei poi esce dal negozio dopo che non ha acquistato le calze, perché quale casa di produzione di calze al mondo può fare una casa e te che la tagli? Ne si, ti hai a do giangire, ti ha fuoco sullo sassi, ci devo mettere un due. Lei guarda tutte le macchine in fila alle loro spalle che stanno bussando con me e pazzi e guarda, ehi, ma pulita, mi mangia a te calze. Come se tutta Napoli, tutta, dovesse inevitabilmente rimanere bloccata perché lei si deve comprare le calze per Capodanno. Del resto io non sono a conoscenza di una cosa ordinaria che a Napoli non diventi straordinaria, o di qualunque altra cosa che in un'altra parte del mondo sia straordinaria e a Napoli non diventi ordinaria, e ripetiamo sempre la stessa cosa. Dopo il Camel Trophy, attraverso le buche della città, finisci per trovarti in un bel supermarket, uno di quelle catene internazionali, no? Come se ne sono aperte tante a Napoli in questo periodo, Lidl, l'Ipercop, Conad, Carrefour, e ti dici, vabbè, qua magari nel supermarket sono un pochettino più civili, entri e li vedi immediatamente. Upat, un Lazar, Amam, una Brinzala. E queste due anime innocenti, questi due bambini di 5 o 6 anni, non di più, chiatto con macchie, caso sono grassate dentro al supermarket, perché non si portano manca a casa, cosa che sanno accattare, se le mangiano là dentro, perché un creatore di 5 o 6 anni piglia il barattolino con la Nutella e con i cristini, avete presente quello della merenda? Ora per su mangiarla di, e poi il coso vuoto sopra lo scaffale, occhio piccirillo, i cristini non lo piacciono, metti direttamente il dedo in da cioccolata e se mette a bocca. E poi vedi il ragazzo fighetto, no? Quello vestito bene con le Hogan, col jeans di marca, con la crestina, magari anche col Rolex sul braccio, lo vedi immediatamente. Lo stesso ragazzo che poi il sabato sera, dopo essere andato a ballare, incontri in via Marina, fuori al Ciottolo, dove i ragazzi si fermano per fare cornetto e cappuccino alle 6 del mattino. Ed è lo stesso, identico ragazzo che la sera fuori al Ciottolo dice ai compagni: ma fate tu giù, amo da damuri mamma, ha sviato tre lattine e due bulla, ha bevuto, ha sviato, ha buttato a bagandare la coppa, ha sviato, ta ta ta! Ta ta ta! Non è questione di ceto sociale, non è questione di istruzione, poiché anche la signora Chic di via Petrarca, la moglie del giudice, che si sveglia la mattina senza avere nessun altro pensiero che: è uscito l'ultimo foulard di Hermès, come ho fatto a vivere senza fino a oggi? Si prepara e va in via dei Mille, in boutique, a comprarlo. Anche lei, prima di entrare in boutique, si ricorda di avere il raffreddore. Se c'ho scionà, se meno farzulette e carte in da ciuriera, via Filangi, ma stai buono pure tu, peggio me te. Provate a vivere 20 giorni a Roma e provate a dire che accadono le stesse cose che accadono a Napoli. Provate a vivere 20 giorni a New York, 20 giorni, non di più, 20 giorni. Sì, ci sono altri problemi a New York, non ne ho vero. Non è vero, non accade. Smettetela di farvi fottere da chi vi racconta queste cazzate. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capo un marola in coppa, a bumarola in coppa, ma tu voliva a pizza, a pizza, a pizza, a bumarola in coppa, a pizza e niente più. Nel quinto canto si contemplano una fragile, forse, ipotesi e i colpevoli. È che Napoli
Guardate, come in tutte le altre cose, avrebbe bisogno di leggi fatte apposta. Una volta io dissi, parlando con una persona che non mi ricordo chi fosse, dissi: effettivamente Napoli è una città che avrebbe bisogno di uno statuto a parte di leggi, di una costituzione a parte, perché tutto quello che succede qui è diverso da quello che accade in tutto il resto del mondo. A proposito delle leggi, qualcuno mi disse: guarda, che questa cosa delle leggi a parte che hai detto non è una roba così assurda, e in più non te la stai mica inventando tu, perché esiste già una formula di questo tipo, è della formula città-stato. Per esempio, ignorante, Singapore è una città-stato perché ha una costituzione a sé. Ecco, questa dovrebbe essere Napoli. Secondo me Napoli dovrebbe essere una città-stato, perché noi napoletani ci consideriamo così. Napoli è vissuta così, con dei muri altissimi che quando si devono scavalcare tutti hanno la sensazione che siano invalicabili, che noi tentiamo di scavalcare in qualche modo per avere la sensazione di infrangere le regole. Ci dà importanza, in testa noi siamo importanti se infrangiamo le regole. Ma che cazzo significa infrangere le regole per sentirsi importanti? È il solito discorso dell'ottusità. Noi crediamo che infrangere le regole o rendere ridicola ai nostri occhi l'autorità sia il modo con cui riusciamo a riscattarci da anni e anni di dominazioni che ci hanno resi schiavi ad libitum. Non è in questo modo che noi ci riscattiamo. Così come ci ricordava sempre Giuseppe Patroni Griffi in un suo testo degli anni Ottanta chiamato Cammurriata, dove c'era, molto prima di tutti i savianismi, un inconsueto, singolare, suggestivo re. Mi sono cacciato da poco un palazzo. Appartamento reale era mio. Guardi imbattite e tutti in porta attorno, non mi lavavano mai lui e c'è a cuore. E a schiavitù sapete chi è? Re. Ecco banchetti dall'appartamento. Un meglio un palazzo mi mandavano a me. Bagnotto profumato da boulangerie, che lì marito. Curtiere l'acciaio inossidabile, indicabile. Ma poi tu non venetto con un carufo. A rindere uno schizzo di velena c'è che l'occhio faceva durare. La mitraglietta rinda biancaria, fresca, lavata, stirata, rameglia tindoria, ma qua pafof, qua barnar, in mani mamma mia. Una volta l'avvocato consegnai a me provvisse, andando un curazziero revolter. E nata volta un curazziero stesso mi consegnai un plastico per bomba. Ma che lo faceva? Ma volevano bene, spontaneamente. Per chi spontaneamente non m'amava, teneva l'occhio mio. Un sguardo mio abbastava il povero uomo, ma aveva amato. Per forza. Che occhio che teneva. E poi devi parlare la loro lingua. Devi simulare il loro brutale modo di essere, altrimenti non ti riconoscono e tentano di escluderti ancora di più, come accade nel quartiere di Scampia, altro che Rinascita, che non puoi entrare con il casco quando sei sullo scooter, come la legge ti, diciamo così, suggerisce di fare, altrimenti non ti riconoscono, pensano che sei uno sbirro e ti sparano addosso. Ecco, questa deve essere di certo un'altra delle ragioni per cui si dice che Napoli è la città più bella del mondo. Sì, sì, di certo questa è da annoverare tra i meravigliosi motivi che ci fanno scattare in vetta la classifica. L'appartamento reale paro curioso a dire piccerilla. Non c'estevano saloni, terrazze, scaloni, c'esteva solo a stanza ro trono. Istevitta tra mattina e sera in coppa a sto trono. Dormeva, mangiava, diceva, ma masturbava sfinentemente in coppa a sto trono. E che rasata che ci facevano. Quando venivano i personaggi della corte, i cortigiani, diciamo che erano tutti cortigiani, cittavamo tutto in coppa a sto trono a ciò che la casa poteva dicere. E che la canò, ma con discrezione. Casi qualcuno sgarrava e tu contava che la canò non avusava il savutarice da manco pataterna. Teneva i riempi miei, un morso in faccia, in coppa a un braccio, e si era stata grava a conferenze, un morso in coppia e coglie e chi giù lavava. Avvertimento. Che diente che teneva. Ma di cosa dovremmo essere fieri noi napoletani? Cioè una società, ecco qua, un comune che tenta di risollevarsi, come è accaduto a Napoli, di risollevare le proprie casse incentivando le multe che mai sono state fatte a Napoli, riducendo la città a un luogo senza più il concetto di legalità. È camorristica. Sì. Ma avevano informato che a palazzo ci stava chi stava scontento, chi tramava, chi può dire francamente ma voleva lavare la mezza.
e una parola. Manca l'aria riusciva a durare via. S'aveva accontentato l'aria dei miei sudditi fedeli e ciò faceva scontare, povera gente. Aveva impressionato. E che razza era sa riasta? La famiglia reale senza nata famiglia che voce pute sta. Il carattere mio mi sa riassunto non mi niente. Nomma che non fa mire, che non è potente. Perciò facevo il contrario. E facevo crescere i miei rivali. E niente. Abbarmacatevi. Vanite, ma provoca. Ecco bello carattere che tenete. Questa si chiama camorra, sì, l'ha fatta il comune di Napoli. Significa che anche il comune ha, diciamo così, una tendenza a essere camorrista. Siamo ottusi e siamo prepotenti. Tenevano un bello pesce. I guardie turno mi guardavano quando io appisciavo. Io scutuliavo con matti sprezzantemente e muzucavo. Che a palazzo impari pure questo, che è bella a far l'amore senza femmina, uomo e uomo, disperatamente, a nascuso. E nasce un sentimento, proprio come quei femmina, sentimento d'amore, gelosia, di possessione, di morte. Ma io sapete come sono fatti, c'ho l'ironia. Cadena solo chi è nato a Napoli città, solo se noi napolitani che venivano nella campagna, i contorni di Napoli, adesso a fumo. Poi soltanto come abbiamo detto prima, chi non ha mai viaggiato può considerare che quello che accade qui accade in qualsiasi altra parte del mondo, non lo sanno. Se fossero stati in quelle altre parti del mondo non lo direbbero, e che considerano Napoli il centro del mondo, per cui credono che se una cosa accade qua, accade in tutto il resto del mondo. Non è vero, questa cosa non è vera, informatevi, non è vera. Stava dicendo, ah, voi ho sapito come sono fatti. O deve a chi non lo voleva. E a chi lo voleva sfrannasiava visto, ci deve noi tre volte, quattro, quando voleva, e faceva contento a tutto quanto. E va a dormire certi notte, che ancora stavano a muovere a smanigliarla. Capisce che teneva. Siete voi colpevoli. Voi che dite che Napoli è la città più bella del mondo, voi che dite che quello che succede a Napoli succede in qualsiasi altra parte del mondo, che anche se fosse così, cioè se anche accadesse che per esempio alla Galleria di Milano cascasse un cornicione e uccidesse un ragazzino milanese di 14 anni, non è che questa cosa depotenzia la gravità del fatto che è successo a Napoli, ma perché succede a Napoli e se succede in qualsiasi altra parte del mondo tutto a posto. Io non credo che sia così. Voi siete colpevoli, voi che parlate ma in realtà poi non fate niente, perché non sono solo i Lazzari cosiddetti, ma sono terribili anche quelli di Chiaia, quelli del centro storico, quelli del cosiddetto Vomero, che sono ancora peggio, che credono che basti un filo di perle e una cravatta regina tal per renderli signori. Non ne parliamo proprio. Sì, sì, ho avuto una love story con un ragazzo, ma non ci sta, non so ciò che avevo fatto e manco voglio sapere. Non era uno che gli agnevo che avesse a morto. Appena è morto, no, non c'è sta giù. E voi ho sapito buona se avete dimandato la mettere una tavola. Arriva sempre sto guaglione e stava in mezzo a noi con qualche fessaria. Non ho facetta per bene, io. Non ce ne stavo bisogno, ne ho facetta per consulare, per la tenere compagnia o coccata così, chissà. Ho facetta perché mi piaceva. Ma piacevis, propris, e cuis, la scelta che la cannaggia fatta da mia. Napoli è una città unica al mondo, non la città più bella del mondo. Una sera, in una latrina sotto una luce al neon che puzzava in merda, sera mi s'annuncia, amore mio. No, buona femmina lo dice. Cercai la famiglia che potevo. E mo? E mo ho una sarta concordata a palazzo, rindia fuori, morta e ferita, assai cruento, scrivono i giornali, su un cacciuto. E qui smargiassaria prosegua vita assai difficile in un re. Da pensa e poi. E non distrattamente.
a due farnute l'ironia. Nel sesto e penultimo canto si contempla l'ipotesi della fine. E la fine? Secondo me Napoli dovrebbe finire. Napoli deve finire di esistere. Napoli dovrebbe avere, per esempio, lo stesso destino delle persone giovani e bellissime. Alcune persone giovani e bellissime a volte accade che muoiano in anticipo, prematuramente, e di loro resta sempre comunque un ricordo straordinario. Tant'anni fa, quando eri piccerella, era regina, eri in da furcella. Come carattere era una sbarressa, stavano a cindare da bottonessa. Il lunedì veniva l'ingegnere, il martedì lo sbirro e il panettiere, o mercurì venivano i soldati, o giorna roppa folla appriessa a me. Era regina, allora ero nel re, schiuppata a maggio era più bella rosa, ed un signore mi voleva sposa, io no. Io volevo bene a un certo Achille, giocava a carta, perdeva carte mille, lasciato sta. Faceva il manovale, per me si iscrisse alla scuola serale, ma l'anno dopo, quando fu bocciato, e che facetta, a coppa loggia bascia si è ghittata. Era una perla, che saccio, una scarda stella, mi manteneva il conte di Forcella, nella mia villa c'è stevano sei cies, ma papiscià, io usavo sempre stesso. Tenevo la servi, il camerieri, il lacchè, ma stevano a priesse pure bobbide, a pranzo e a cena mi davano champagne, colli di cazzo, prosciutto, baccalà, ero, come si dice, ero charmante. Avevo 36 veste che li longa per la sera, 66 sulla pappassiggia, 43 sciammeri e seta nera, come si chiamano, in de sabillè, agenda sceva sulla pammavate, quando a bellezza eravamo due o tre, quando a bellezza eravamo due o tre, Londra, Parigi, Nuova York, e me, e boh. E mo sono come quelle foglie che stanno sull'albero quando viene la stagione autunnale. Sono fatte secca, 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 gialla, gialla, gialla. Sono in balia delle venta. Aspetto un sciusce niente, ca sciusciano, sciusciano. A volte sciusce, vanno a fanculo ca. E nata a volte sciusce, vanno a fanculo. Non so più una perla, non so manca più sberressa. Ha già perduto pure a pattanessa. Non so più scarda, so munnezza e furcella, ma già chitarra in tana saitella. Ma che posso fa? Io facesse pure sconti, gli abbonamenti, ma si m'arriva, ma non me ne niente. E intanto va cannanzi a rete per sta via, sperando che una voce ma può di, sperando che una voce ma può di, volesse che una voce mi dicesse, guarda che tant'anni fa era una buccerella, era la bella del conte di Forcella, quando la bellezza era due o tre, quando la bellezza era due o tre. Ieri più belle Maria Mercader, quando a bellezza eravamo due o tre, quando a bellezza eravamo due o tre. Yvonne Sanson, Sofia Loren e me. Ecco, così dovrebbe accadere a Napoli. Napoli non è poi così giovane e secondo me è stanca anche lei di stare ancora qua. Sì, il tufo è una cosa eterna, il tufo ha resistito a qualsiasi cosa. Sul tufo del Monte Echi è nata Napoli, questi palazzi di tufo hanno resistito anche ai terremoti, hanno resistito a qualsiasi cosa, resistono quotidianamente persino agli urli sovrumani di quegli esseri meravigliosi e terrificanti che vivono sui quartieri spagnoli, Rinda Furcella, Rinda Sanità, ma pure in Coppa Pusillaca. E basta, basta! E ancora su questo che si regge Napoli, ma è il passato, ancora con questa storia della tradizione, del passato, di quello che è stato. Esiste New York oggi, ok? Basta, si sgretoli finalmente questo tufo napoletano. Esiste il treno che va sotto la manica. Esistono i treni che vanno veloci come gli aerei. Esistono gli aerei che vanno ancora più veloci. L'uomo va sullo spazio. Basta, svegliamoci. Le ipotesi di distruzione della città di Napoli sono veramente parecchie. Certo, la cosa che io ipotizzo come la prima è una disinfestazione
sanificazione barra disinfettazione, ma per fare questo ci vuole il fuoco. Nessun'altra cosa più del fuoco potrebbe... Ecco, con il fuoco forse è nata la civilizzazione dell'uomo, e nel fuoco l'uomo può morire. Il fuoco è quello che collega tutti i grandi vulcani della Terra, e si sa che in tutte le zone vulcaniche sono collegamento fra di loro in senso fisico e in senso esoterico. Ed è questo che determina la grande forza, la grande energia, incredibile, capace anche di esorcizzare qualsiasi tipo di morte che risiede in tutte le civiltà vulcaniche. E per questo anche che noi siamo pieni di energia, pieni di potenziale, pieni di pericolosità anche noi napoletani. Certamente molti continuano a pensare a una soluzione politica, a una soluzione sociale, a una soluzione civile, ma io non credo che ci sia possibilità. Napoli è questa da sempre e questa per sempre resterà. La natura delle cose non si cambia mai. Per cui io ipotizzo soltanto una unica grande fiammata generale, una lampa. Quindi la prima ipotesi è che il fuoco venga dal Vesuvio. Oppure potrebbe essere un fulmine. Oppure si potrebbe incendiare per combustione grazie agli urli degli uomini e delle donne della camorra che urlano gli uni contro gli altri. Oppure dai fuochi artificiali che quotidianamente esplodono a Napoli, ancora tutti stanno lì a chiedersi ma non stanno festeggiando. E invece poi si è capito dopo anni che semplicemente annunciano l'arrivo e lo scarico della droga che si smercia in alcuni quartieri assolutamente serena a Napoli. Oppure potrebbe scaturire la scintilla dalla l'attrito delle frenate dei pneumatici della polizia che stridono sull'asfalto perché devono frenare per evitare i dissuasori di Scampia, nella più frequentata base di smercio di droga al dettaglio di Scampia. I dissuasori sono quelle piccole rialzatine, quei piccoli dossi che si mettono nelle strade dove la gente corre, e si chiamano dissuasori poiché è un provvedimento che dovrebbe indurre gli automobilisti a non correre troppo. Gli stessi dissuasori sono stati messi autonomamente dentro il quartiere di Scampia da alcuni abitanti nei pressi delle zone dove si smercia la droga, in maniera che le macchine della polizia, trovando questi dissuasori, non possono correre nel caso inseguissero i malviventi e volessero fare una retata, altrimenti sfasciano la macchina. E non sono di misura standard. Come stanno pure a Parigi, a Londra, a New York, a Zurigo, eh? Sono abbastanza alti per cui a ogni dissuasore la macchina della polizia frenerebbe. Attrito, 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 scintille, 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 e potrebbe partire l'incendio proprio dal quartiere di Scampia, che come dicevamo prima e come diceva qualcuno, non è vero che è un quartiere che ci sono dei grandi problemi più, non è vero che c'è ancora la malavita, ma non è vero che... Sì, è vero che ci sono tante persone civili, ma questo non vuol dire il fatto che ci siano 5 persone civili in centinaia di edifici che ci sono a Scampia. Non vuol dire che Scampia sia un quartiere di persone civili, è per bene, è a modo e di brave persone. Poi ci sarebbe l'altra ipotesi, l'ipotesi Campi Flegrei. Nessuno o quasi sa che i Campi Flegrei sono una vera polveriera. Qualcuno ha ipotizzato che se scoppiassero i Campi Flegrei, la Campania tutta, la regione Campania tutta, sparirebbe completamente, poiché è talmente delle arterie di fuoco che ci sono sotto i Campi Flegrei che si estendono per tutta la Campania. Come se fosse una pentola di ragù. Bravo! Come se fosse una tiana, tiene, tiene il ra, un coppo fuoco, capapea, tiano, tiana, papea, papea, papea. Poi squillo telefono e a rispondere, e ti ascolto con cupietti a coppa, papianna, papianna, papianna. Quando ti ricordo che sta a tiana, papianna, un ra, un coppo fuoco, fai una corsa, lievo cupietti, ma fai a tempo a guardare, già, una grande anneccia sotto soffitto. E la provincia di Avellino tutta che è scoppiata. Non fai a tempo a tagliare che boh, una grande loscia, una tanda vicino a chi è stato ladro soffitto. No, non è una loscia, ma è Salerno, con tutta battipaglia e mozzarella che è morta schiattata sotto la finestra a casa mia. Po' bella e buona, boh, 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 chi è? Quattro Purpetta, l'agro Aversano, la terra di lavoro e tutta la provincia di Caserta, morta e schiattata vicino a lampadaria. E poi già una grande salsiccia che corre e va fornendo mureri in petto, ed è tutta la provincia di Benevento, fino ad arrivare al gran finale. Già un grande piezza a cannello con tutto l'uozzo vicino che scarda, sei fatto nella cucina, ed è finalmente tutta la provincia di Napoli che è morta schiattata vicino al muro della mia cucina. Che stia fino che facimmo si scoppi nei Campi Flegrei. La lampa,
Questa lampa, una è definitiva, deve essere effettivamente visibile da tutta Italia. Ma no, deve essere visibile da tutta Europa e deve essere visibile dalle grandi capitali e dai grandi monumenti storici delle capitali europee. Tipo, per esempio, la gente che sta sulla Tour Eiffel. Oppure sul Tower Bridge a Londra. E poi dalla porta di Brandeburgo a Berlino. No, secondo me bisogna spingersi più in là, deve essere visibile fino in Russia. Bisogna spingersi a New York. Oppure, ecco, dalla muraglia cinese. Io me immagino i cinesi, curtu curtu, una filanata, che macchinette fotografiche che salgono sulla muraglia cinese mentre la grande fiamma cresce sempre di più e finalmente il dannatissimo tufo si incendia, si appiccia. E che cosa fa il tufo giallo quando si incendia? Fa una luce incandescente, incredibile. E allora si cominciano a fare delle ipotesi. Ma da dove viene questa lampa? Ma è possibile che si sta incendiando una città? Ma quale città è? Gesù, ma voi che dite? Si sta incendiando Napoli. Però tutto questo è linguaggio cinese, tedesco, inglese, francese, spagnolo. E allora in uno dei palazzi di quartieri spagnoli, dove ci sta una trans colta, per esempio, che nel suo delirio di fantasia, con tutto quel fuoco, si crede che sente le voci e si convince di essere Giovanna d'Arco, che poi le voci che sente lei è quelle della signora che si è appena sposata, la signora del piano di sopra, signora poi, visto che sta inveendo contro di lui, barra lei, dicendo: «Chi lo richiamerò, viene sotto! Ehi, strafavano di tutta la puzza e brusio! Te, che stava a scendere da vada, c'era e ti ha picciato tutte cose! Perciò tu senti sta puzza e brusio!» Perché la prima cosa che si comincia a sentire, ovviamente, è la puzza di bruciato. Nessuno si accorge della grande fiammata. Nessuno la vede per la strada di Napoli. Non si vede ancora il fuoco da dove sta venendo. Né tampoco qualcuno riuscirebbe a immaginare da quei pochi metri quadrati della propria casa e dai pochissimi millimetri quadrati del proprio cervello. Nessuno riuscirebbe a immaginare quello che realmente sta accadendo e la fresca sposa continua. Sì, eis, perché si fa continuare a andare a scerretto con tutti quelli che tengono ancora. Ma non ci capito, ma perché non si leva definitivamente? Ma come fuori con tutti quelli lì? Ma non ci sta una soluzione in modo che non si deve fare questa scerretto continuamente? Il luricchione con tutti quelli lì? Poppiazzo, poppirevi lo suono, cavaffermi che sta a piccio Napoli. Credendo così di fare un'iperbole, cioè di ipotizzare l'irrealità, senza sapere che invece sta accadendo esattamente questo. Certo, non per mano della ceretta del travestito, intanto la fresca sposa continua. Ma può mai essere che può mai gestibile sto ricchione e merda? S'ha da appiccianare, sti ricchione e merda hanno fatto appiccianare. Per carità, per loro è veleno Roma, brucia per mano di Nerone. Ma Napoli no, per mano è l'uriccio. E tutti, tutti verranno colti come in flagrante e la Lazzara continua. Ma io mi sto facendo colare! Mi sto facendo French! Ma come vai, tu c'ha duci? No. Insomma, tutti a sprecare il tempo in faccende inutili! Tu sfazzi be French, tu sfazzi be Satus, sta sfazzi be colare! Uè, ma non ci capi, ma niente di bene, proprio mi davano sto fuoco! Ma proprio qua sta da picciare la città! Uè, ma tu stai dicendo, veramente si sta picciando la città! Eccomi là! Queste voci che girano per tutta la città, si sente questa puzza di bruciato, ma non si capisce ancora come mai si sente sta puzza di bruciato! Per cui quello che dicono sembrano soltanto assurde supposizioni, previsioni infondate. Del resto è solamente una puzza di bruciato che può avere qualsiasi origine o motivo, magari più ridotto, più contenuto, e buparlo sotto un furno, un rango po' fuoco, non deve essere per forza il cataclisma. E allora a un certo punto la signora fresca sposa, che abita sopra il travestito, esce fuori al balcone urlando a squarciagola. No! Io già sapevo! Ma faccio una cosa, gli vado un coppo a vombre. Ma però si può fare un coppo a vombre, faccio assai che finisce un coppo a camandole. E per fricare finché sai che un coppo a camandole, che succederà tra gente? Ma gli ha già una soluzione. Oh, io che ci pensato, io mi è venuto a mente, gli mi fa un coppo a grattacielo da posto. O grattacielo da posta sarebbe l'ex Jolly Hotel, che sta in via Medina, che effettivamente al 29° piano forse risulta essere proprio il punto più alto della città di Napoli. Allora lei si catapulta dai quartieri spagnoli, scende per le scale, passa davanti alla porta del travestito e comincia a dare dei pugni sulla porta, inveendo contro di lui, barra lei. Sturiccione merda! Chi se sta
sere. Uè, si sta una davanti tu che hai fatto sentire sta puzza e bruciare. E ci stai facendo spurmenare tutto qua. E magari un po' succedendo niente. Uè, capitano, cagli a furlì. E quindi riprende a scendere, sbuca in strada urlando come una pazza e arriva in via Medina e entra nella hall del grande albergo, il lift del grande albergo, impeccabile la sua divisa di ordinanza, la vede passare come una furia mentre scatta verso l'abitacolo di ferro e velluto tasto 29 e via, comincia la salita e sale e mentre sale l'ascensore lei si agita. Ammata, manco dopo 15° piano. E 16°, 17°, 18°, 19°. Mamma, com'è musso sciasso sta ascensore, forse si va per faceva prima, sì, faceva prima, ma non ce l'avrei mai fatta, ma mancavo su, quando potevo arrivare fino in coppa, mi dovevo fermare prima. E il 29 arriva. Amen. Lei esce, si catapulta fuori dall'ascensore, signor, ma dove correte? Lo avrà! Finché arriva al punto estremo della terrazza! Nell'angolo dove fanno convergenza i due muretti della terrazza! Le due ringhiere! Mi si è pianta! In mezzo a queste piante di bougainville! Da dove si vede l'orizzonte di Napoli, meraviglioso! Questo mare, questo cielo indimenticabile di cui tutto il mondo parla, il terzo golfo più bello del mondo! Napoli dei cartolini, Napoli dei mandolini, Napoli dei venditori di accendino! Ecco! Tutta colpa degli accendini! Bra! È colpa loro! L'accendinire marrucchini sono scupiati tutta, sì! E stanno facendo appicciano! E mentre le si fanno i tedeschi attorno e tutti gli altri stranieri, in rappresentanza di tutte le grandi nazioni europee, cioè una specie di G8 improvvisato e casuale, tutti sulla terrazza del grattacielo apposta, o tedesco, l'inglese, o francese, e ci stanno pure i cinesi. Ma a un certo punto lei esce fuori, ancora di più, si sporge sul muretto con vista sul paradiso. Si erge, si gonfia, come se fosse un tacchino di Natale. Una mongolfiera che sta per esplodere. Prende fiato e si gonfia, sempre di più, sempre di più. E urla che i cinesi sulla muraglia cinese sentono in diretta la sua voce che attraversa tutta l'Asia e arriva fino a loro. E urla ai 4, ai 7, ai 25 venti che fluttuano nell'aereo meraviglioso e paradisiaco. Ed è in quel momento che lei vede il fuoco. Il fuoco dappertutto. E butta fuori con tutto il fiato che ha in corpo. Gennaccia! Sta pigliando per Napoli! Festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazà compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva consolare. Nel momento culminante, il finale travolgente, mi sa tutto che la gente sa fumare una zazza. Nel settimo e ultimo canto si contemplano i muri merlati, i merli di Castel Sant'Elmo. Starete chiedendo che cos'è questo rumore, eh? Gesù, tufo sbriciolato che come pan grattato scende lentamente da tutta la collina napoletana e scende nel golfo di Napoli. Tufo sfrigolante nel golfo Padella. Incandescente polvere d'oro nell'azzurro mare paradiso. Si sente un rumore come di frittura, che è il rumore tipico delle case napoletane. Più soffrio e più si è napoletani. Più schizzo l'uoglio e più ci sentiamo napoletani. Veraci, che è l'impalcatura su cui si erge l'orrore napoletano. Ma perché Masaniello che ha tradito Napoli e i napoletani non era del popolo, non era napoletano, verace. E quelli che hanno ucciso Eleonora Pimentel Fonseca, che voleva fare grandi cose per Napoli schierandosi dalla parte dei più forti come dei codardi, cioè dalla parte, cioè, del re, non erano anch'essi del popolo, non erano anch'essi napoletani, verace.
C'è stato un momento in cui mi sono detto, ma non è che io desidero questo cataclisma per entrare dalla porta principale nella storia. Perché certo, essere coinvolti in un grande cataclisma vuol dire entrare nella storia, ma nella storia quella con la S maiuscola, con una morte epica, insieme a tutti gli altri, insomma, come se fosse il Titanic, le Twin Towers, lo tsunami, Pompei, questa cosa in qualche modo ti dà l'idea di sconfiggerla, la morte. La mia morte individuale sconfitta se la vivo insieme agli altri, ma noi eravamo rimasti alla città che sta bruciando. E mentre la città sta bruciando, io immagino che ci sia un gruppo di irriducibili che rappresenteranno le varie tipologie di napoletani disastri, o meglio, quelli che io reputo napoletani disastri, dai ricchi di Posillipo agli intellettuali che negano il fatto che Napoli sia un orrore, dai Lazzari agli omertosi, pochissimi civili e gli inarrendevoli, tutto quanto. Dunque, mentre la città continua a bruciare, questi arrivano, vanno sul lungomare liberato, per cui a qualcosa sarà servita al fin questa benedetta liberazione del lungomare, e si mettono, mentre Napoli sta bruciando, a invocare, a fare una danza non della pioggia, ma una danza dello tsunami. Allora, ovviamente, vero, avo una tarandella. Allora vanno a chiamare tutti i loro amici srilanchesi. I ricchi vanno a chiamare le loro cameriere e i loro camerieri, sempre srilanchesi, che sono più bravi delle donne srilanchesi, e li fanno venire lì per invocare uno tsunami. Gavilli Buvriella ne hanno fin troppo idea del maremoto. Un maremoto per spegnere le fiamme della città. Ma il Mediterraneo... Il Mediterraneo non ha la forza per riversarsi sulla città e spegnerla. E mentre a quel punto bruciano anche gli alberi della villa comunale che con tanto amore erano stati piantati, a un certo punto arrivano tutti i critici d'arte. Se va ballan a ballan, pure loro, arrivano tutti gli organizzatori dei musei. Arriva perfino Ciceli! A faccia che... A ballan a ballan, che guarda gli alberi bruciati e che sono ridotti, secondo lui, a opere d'arte e quindi subito progetta di portarli al museo madre, di fare delle installazioni, di mettere gli alberi bruciati a Piazza Plebiscito, in maniera che la gente possa venire da tutto il mondo a vedere le grandi opere d'arte che sono state create dall'orrore di Napoli, da Napoli che si è appicciata e ha creato queste opere d'arte, niente di meno. E così, mentre la città lentamente sta bruciando e si sta sgretolando e ne restano solamente piccoli focolai, è tutta annerita, piena di fuliggine, completamente nera, che sembra un presepio appicciato, la famiglia che abbiamo prima incontrato nel supermercato Market scappa dai quartieri spagnoli, padre, mamma e creatura sembra ciucciata, che hanno mangiato tutto tempo, ma scivolano nella fuliggine e rotolano fin giù Piazza Plebiscito come a tanta panzarotta e tanta crocca che si stanno rusuliando rindoppana rattata, fino ad arrivare in Gopupdil, mietà piazza, e serviti alla morte questo presepio nero appicciato che, se ci fosse ancora Eduardo, direbbe finalmente anche lui nei panni di Luca Cupiello insieme a suo figlio Nennillo, tutti e due in coro. Non la piace, presepio. E tutti quelli che stanno sul lungomare si chiedono, girandosi, finalmente hanno la forza di lasciare la visione del golfo, Saiz non Pukuril, da quella posizione con culo appuzzata, meravigliosa, il terzo golfo più bello del mondo. E di girarsi finalmente per la prima volta nella storia alle loro spalle per vedere che sta succedendo, e nel momento in cui si girano vedono la città nera, arsa, sgretolarsi, bruciarsi tutta quanta. Manu Casatiella che ha scordato sotto fuoco. E scendere verso di loro come pan grattato che frigge. E se li porta via. E scende tutto nel mare. La città sta sprofondando tutta nel golfo, lasciando a vista solo i muri merlati di Castel Sant'Elmo. In memoria del fatto che qui una volta c'era una città meravigliosa, bellissima, che avevano chiamato con un nome dolcissimo. Napoli. 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 Forza Napoli. 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 Io sogno che Napoli si sbricioli e scenda come pan grattato strappato a cotolette, polpette, croquette. Come formaggio strappato finalmente ai milioni di ragù. Come sabbia strappata all'ultimo castello mai più costruito. E scivoli dentro il golfo, dentro il meraviglioso golfo. E della città restino soltanto i merli di Castel Sant'Elmo, in memoria del fatto che qui una volta c'era una città bellissima, meravigliosa,
che avevano chiamato E mo tutto è fornuto, tutto cantato è stato. Ah, non davuta, non guarda l'acqua d'amore sporchi saitel, non guarda l'onno du maciel caucieli e vierma, con mana baldracca presuntuosa cerchi se fa bella, genuflesse sui creatura e giuramenta a gioca, e non t'ha nascondere, io son galluccia, non mi chiamava nom, io son galluccia, non marci d'indito silenzio senza ta ricordar ca io t'ha già data l'occhio. An albero caduto, sta vita s'è perduta, dinta all'oscurità, vuole correre, con l'anima scontenta, a tutta porto viente. Sbattendo a capo e alla